Rita Borsellino, la Lombardo Radice e il senso di questa visita? Beh, intanto noi abbiamo un progetto trasversale, verticale di educazione alla legalità che parte dai 3 anni fino ai 14. Questa è un'occasione per noi anche per fare gli auguri. Abbiamo cominciato con la Palmintelli perché i bambini sono piccoli e abbiamo intenzione tra l'altro di dedicare nel prossimo futuro, adesso cominceremo le procedure, di intitolare il plesso Palmintelli a Paolo Borsellino. Quindi questo è diciamo, l'inizio di un percorso di collaborazione con Rita, che sappiamo che persona valida, che sta con i ragazzi, che sta sempre dentro le scuole, e quindi per noi è una risorsa che vogliamo portare dentro la nostra scuola e cominciare un percorso anche di confronto tra lei, noi, i ragazzi, perché crediamo che il valore della legalità e tutto quello che rappresenta questa parola deve essere implementato fin da piccoli, fin dai 3 anni, proprio perché rischiamo, siamo in una fase così difficile nel nostro paese, e tutti lo sappiamo, rischiamo di perdere un po' la bussola. Allora abbiamo bisogno che i nostri ragazzi fin da piccoli possano continuamente riflettere e diciamo, elaborare un sistema di valori che si fondi sulla legalità, sui diritti di cittadinanza, sui doveri di cittadinanza. E noi chiediamo a lei di aiutarci in questo percorso. Dedicare una scuola a Paolo Borsellino è un modo per tenere viva la memoria. Ma sì, la memoria deve essere viva soprattutto nelle menti di questi bambini, nella sensibilità di questi bambini. E la sensibilità c'è, va coltivata, va fornito loro con il loro linguaggio naturalmente, vanno forniti loro quegli elementi fondamentali, quei valori, si diceva, fondamentali che servono, che sono poi alla base, devono essere alla base della loro vita. La società purtroppo non dà certamente un bel esempio a questi bambini. Forniamo loro esempi positivi e forniamo loro gli strumenti e i mezzi per poter essere a loro volta elementi positivi di questa società. Ormai nelle scuole nessuno dei ragazzi che sono nelle scuole, neanche i più grandi, erano nati quando quei fatti sono accaduti. Ci sono stati degli adulti e la scuola è stata veramente straordinaria nell'assumersi questo compito che nessuno le aveva affidato peraltro, di trasmettere la memoria. Ecco, questi ragazzi, questi bambini da piccoli fino ai più grandi sono i depositari veri della memoria di Paolo Borsellino, una memoria attiva, una memoria operante, non un ricordo che può essere anche sterile, ma proprio la memoria viva di un progetto di vita, di legalità, di pace, di tutto ciò che di positivo possiamo mettere, che si coniuga, ripeto, in questo progetto di vita. A distanza di tanti anni, cosa c'è di nuovo da dire su Paolo Borsellino? Paolo Borsellino credo che sia un esempio fulgido di che cosa significa essere cittadini e cittadini responsabili, di assunzione di responsabilità. Sono tutti concetti che oggi sono molto sbiaditi, che nella società sembrano contraddirsi continuamente. Ecco, Paolo Borsellino rappresenta il punto fermo.